Oggi abbiamo inaugurato la mostra Stresa al tempo del Liberty. Un gruppo di storici volontari stresiani ha lavorato per mesi per proprio creare questi pannelli che sono alle mie spalle. Sono 30 pannelli con tutta la storia architettonica di Stresa nel periodo Liberty, quindi siamo nei primi del Novecento, dove Stresa da borgo di pescatori è diventata la città di villeggiatura che ospitava anche teste coronate. La mostra rimarrà aperta oggi e domani e poi tutti fine settimana di luglio. Oltre ai pannelli sono esposti una collezione di abiti primi Novecento, una collezione di divise dei carabinieri del periodo fine Ottocento, primi Novecento. Questa sera nelle vie di Stresa si potrà anche assistere a uno spettacolo di Milonga, una danza nata proprio nel periodo del Liberty, e la cena a lume di candela. Stresa Liberty il 9 e il 10 luglio, il 10 luglio il programma sarà fittissimo. Incominciamo alle 10:20 con l'arrivo del piroscafo Piemonte da Arona, sarà colmo di rievocatori in costume d'epoca. Dopodiché i revocatori scenderanno e andranno in giro per le vie di Stresa a fare una sfilata. E il pomeriggio è molto interessante, alle 4 l'arrivo degli attacchi. Gli attacchi sono le carrozze coi cavalli. Ci sarà per noi il gruppo italiano Attacchi di Bergamo, che farà una sfilata di bellezza e una sfilata di un concorso. Avremo nell'intermezzo del mezzogiorno un picnic sui prati dei giardini pubblici a cura di Winterluna. C'era già stato l'anno scorso, quest'anno il numero dei partecipanti è aumentato. Comunque dopo le 4 tutti i rievocatori confluiranno nella zona antistante gli alberghi per appunto assistere a questa sfilata di carrozze. Un altro fiore all'occhiello al porto turistico: vedrete ormeggiate le vele d'epoca di AVEV, che è un'associazione vele storiche di Laveno, che ci hanno fatto l'onore di partecipare. Sono tutte vele, tutti scafi dei primi del Novecento.